Siamo in diretta. Allora, vediamo se qualcuno mi dà un feedback, anche se dal mio telefono vedo che ci siamo. Vediamo un po', ci sono già 7 persone di corsa. Bene, i tuoi fedelissimi, i nostri I fedelissimi, nostri i fedelissimi. nostri fedelissimi, sì. Ecco, guarda, 11, 14, allora siamo già avanti, solo che non si vedono, ecco, cominciano i commenti, vediamoli un po', vediamoli un po', vediamoli un po'. Ecco qua, Angela De Francesco, la fedelissima questa, anche di Cattolica, Evelina, Caterina, Federica, Norma, Federica, Valeria, benissimo, allora possiamo di per sé farvi sentire tutti salutati. Buonasera, cari amici di Farsi Parola. Buonasera, Paola Giovetti. Ciao Edda, buonasera, ben trovata e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano. Soprattutto che aspettano Paola Giovetti. Chi è che non aspetta con ansia Paola Giovetti? Ma oh no, finché ho delle fiabe da raccontare, no? Non sono fiabe. Il bello è proprio questo di Paola Giovetti, non mi stancherò mai di ripeterlo, che dai giornalisti noi ci aspettiamo tante frottole in genere, invece Paola Giovetti va sul campo. È un inviato, tu sei proprio un inviato speciale. Inviato speciale, sì, ho sempre fatto questo perché mi è sempre piaciuto andare sul posto, incontrare le persone e rendermi conto direttamente, ecco, di come stanno le cose. E, per esempio, anche nel caso di queste mistiche di cui parliamo, che chiaramente non ho potuto conoscere, però sono stata nei loro luoghi, ecco, ho incontrato i testimoni, in particolare per la più vicina a noi, Teresa Neumann. E ho potuto incontrare il fratello, il cognato, vicini, cioè, lei è morta nel 62, quindi quando io andai là c'erano ancora persone che l'avevano conosciuta, che erano molto vicine a lei, quindi per le altre no, andiamo troppo indietro, andiamo troppo Adesso li indietro. Però sono vedremo. state nei loro luoghi, ecco. Li vedremo una alla volta. Intanto continuiamo i saluti. Valeria Mino, Raffaella Gallo, Marco Tocco, Norma Casoni, sempre cara Norma, eh? Sirico Luigi, Franca Cappadona, Quinto Ravaglioli, Doris Cologna, addirittura con 2 profili. Buonasera a voi e grazie. Ci ha messo 2 svolte il saluto. Linda Lilli, Claudia Liberatore, Palma Santo di Occoli, Linda Lilli anche a te, grazie Marco Tocco, Anselmo Marasci, Cinza, vedi, Anna Miranducci, grazie, Maria Di Folca, grazie a te tesoro. Ci sono dei fedelissimi di Cattolica, Maria Di Folca è stata una delle prime proprio delle nostre, i nostri testimoni. Poi sai che cosa è il bello di questa mia pagina? Io ormai ho fatto, sai Paola, ho fatto rete in Meridione. In Bene. con 3 associazioni abbiamo creato una rete, di modo che loro si possono collegare con noi ogni qualvolta vogliano, perché Bene. trattiamo le stesse tematiche. Salvo il Benissimo. fatto che la mia è più specificatamente culturale, per cui ci sono molti uomini, capisci? E Bene, questo mi fa piacere siamo perché. anche signori uomini che a volte sono un po' latitanti, a volte abbiamo. Esatto, e invece da me veramente i fedelissimi ci sono, e soprattutto quello che mi fa molto piacere è avere gente di spessore che non Certo. si collega così tanto per fare il saluto e via, ma che proprio piacere. Ecco, guarda, Peppe Brighina, sì, Tecla Besani. Ecco, allora, cari amici, proprio perché, e qui lo diciamo, dai Paola, noi abbiamo Paola che è in quinta giornata Covid e avete la sottoscritta che c'è in pieno, io penso, non ho fatto tampone, ma messa come sono, non si spiega altrimenti. Ma noi siamo felicissimi di essere con voi e non vogliamo affaticare soprattutto troppo la nostra cara Paola, perché è troppo preziosa.
E allora Paola, questa sera che cosa trattiamo? Perché parliamo di mistica e che cos'è la mistica prima di tutto? Allora, trattiamo di mistica perché è un argomento molto affascinante che ha degli addentellati molto precisi con la ricerca psichica, perché i fenomeni straordinari della mistica, così abbiamo intitolato questa nostra serata, sono veramente straordinari, non è una ripetizione, molto più straordinari i fenomeni presentati dai mistici di quanto spesso non siano quelli dei sensitivi. La mistica è l'unione dell'essere umano col divino attraverso uno stato particolare che si chiama la estasi, e attraverso questo particolarissimo stato le persone particolarmente portate per questo, particolarmente devote, dedite alla preghiera, chiamate perché sono vocate queste persone, entrano in contatto col divino. E questo contatto, questo misterioso colloquio col divino produce in loro anche la presenza di fenomeni incredibili. Io stasera ho presentato quattro figure femminili, mistiche, che presentano ognuna un fenomeno unico, che non si ritrova tra i sensitivi, tra i medi, proprio cose, a parte appunto il loro stato d'animo, la loro situazione personale, emotiva, emozionale, e fisiologica anche, sono fenomeni veramente unici come vedremo. Allora, le mistiche di cui vi parlo sono vissute tra il 700, la più antica di cui vi parlo è Anna Maria Taigi, non Tigi, Taigi si chiama, faccio un errorino, Anna Maria Taigi, che è vissuta appunto tra la fine del 700 e i primi decenni dell'800. È vissuta a Roma. Lei è una mistica molto particolare perché ha vissuto tutta la sua vita mistica nell'ambito del matrimonio. È un caso unico, nel senso che altri mistici sono stati sposati, però magari si sono dedicati a questo, alla loro vita interiore mistica, dopo che sono rimasti soli, dopo che magari che sono rimasti vedovi. Mentre lei no, lei che ha avuto la vocazione, che era già sposata, 20 anni. Scusate, non sono ancora a posto del tutto, e ha vissuto tutta la sua lunga vita coniugale, perché si è sposata a 20 anni ed è morta che ne aveva più di 60, quasi 70, 7 figli, sempre con questi doni mistici incredibili. Allora, lei era una famiglia molto modesta, era originaria di Siena, la sua famiglia viene a Roma perché il papà, che era speziale, aveva fatto fallimento a Siena, quindi viene a Roma sperando di fare una maggior fortuna, e lei, che è ragazzina, fa un po' di studi e poi viene messa a servizio presso una famiglia nobile. Questa famiglia nobile era in familiarità con la famiglia nobilissima dei Chigi, e lei in questa occasione conosce un cameriere di casa Chigi, Domenico Taigi. Questo Domenico Taigi, che era un giovanotto che aveva 7-8 anni più di lei, pezzo di giovanotto, anche un po' brusco, un po' rude, non molto colto, però buono, affezionato, fu un buon marito. Le chiede di sposa, lei era molto graziosa, era molto piacevole, e si sposano. Lei a 20 anni, lui 27, 28, e il conte Chigi dà a loro un piccolo appartamento nella zona del grande palazzo su Via del Corso, destinato alle servitù, da un piccolo appartamento dentro al palazzo. Quindi lei vive lì e poco per volta ha 7 figli. Lei inizialmente ama i bei vestiti, ama andare a passeggio col marito quando è libera, è graziosa, è carina, ma qualche innocuo, innocente divertimento. Poi improvvisamente, appunto un anno o due dopo il matrimonio, lei sente la misteriosa chiamata del Signore e chiede al marito di poter rinunciare a queste cose piacevoli e di dedicarsi, oltre che alla famiglia, alla sua vocazione, cioè alla preghiera, all'aiuto ai poveri, alla carità, eccetera, eccetera. Il marito acconsente purché lei non trascuri la famiglia. E lei è proprio un esempio
classico appunto di santità vissuta all'interno del matrimonio, con un marito neanche tanto facile, dicono le cronache, perché era molto esigente, voleva che tutto fosse perfetto. Quando arrivava dal lavoro, lui diceva: ah, è molto difficile stare al servizio dei signori, sono molto esigenti. Insomma, quando arrivava lui a casa doveva trovare tutto in ordine, la casa perfetta, i bambini tutti in ordine anche loro. La minestra dentro le scodelle, quello dice anche questo, proprio tutto, tutto servito, appuntito, e lei sorridente. Lei deve aver avuto un carattere straordinario, come hanno poi testimoniato le varie persone che hanno parlato di lei anche dopo morta, quando ci fu il processo di canonizzazione. E, ecco, lei ha avuto un fenomeno, lo si vede da questa immagine. Vedete che al di sopra di lei c'è una sorta di sole. Lei, quando ebbe la misteriosa chiamata divina, di dedicarsi al Signore, oltre che alla vita familiare, cominciò a vedere a 1 metro di distanza da sé un sole. Questo sole lei lo vedeva sempre, solo che lei desiderasse di vederlo, lo vedeva. E in questo sole le appariva tutto quello che lei desiderava sapere e tutto quello che le persone chiedevano a lei. Quindi gli stati d'animo delle persone, la loro situazione personale, il passato, il presente, il futuro di tantissime persone. Quindi tantissima gente si sparse questa notizia, tantissima gente ricorreva a lei appunto per avere notizie della propria vita, per avere consigli per la propria vita. Lei, vedete, lì sta cucendo, lei aveva imparato a cucire fin da ragazzina, quindi aiutava la famiglia con lavori di cucito e poi riceveva le persone. Riceveva le persone attraverso questa visione del sole, riusciva a dare queste informazioni. Nel corso della sua vita ne ha date tantissime. Per esempio, ecco, ho messo qualche immagine dopo, se vuoi far vedere dall'immagine successiva. Questo è Pio IX. Pio IX fu eletto papa dopo la morte di lei, però lei 9 anni prima, quando lui non era ancora neppure cardinale, lo vide passare in carrozza e disse: questo sacerdote sarà papa. E questo avvenne. Lei lo ripeté parecchie volte a parecchie persone. Nessuno avrebbe mai pensato che Giovanni Maria Mastai Ferretti sarebbe diventato papa, un papa molto amato, molto, molto importante, sarebbe diventato Pio IX. E un altro personaggio di cui lei raccontò è Napoleone Bonaparte. Questi sono gli anni. Fino al 21, fino a quando non è morto, sono gli anni dell'epopea napoleonica. Lei l'ha vissuta tutta l'epopea napoleonica e lei via via riuscì a dire esattamente tutta la vita di Napoleone con largo anticipo fino all'Isola d'Elba e poi ancora dopo, poi Waterloo e poi ancora dopo all'Isola di Sant'Elena. Quindi questi grandissimi personaggi. Poi disse tantissime cose con riferimento alla vita di tante persone, dava consigli, consigliando sempre per il bene, sulla base di quello che vedeva in questo sole. È un fenomeno unico. Io non l'ho mai sentito in nessun altro veggente, mistico, eccetera, una cosa di questo tipo. Questo sole che l'ha accompagnata per più di 40 anni, 46 anni è stato vicino a lei. Ebbe poi la dote della guarigione, toccava le persone e le guariva, quindi anche in questo tante persone andavano da lei per essere guariti, e della diagnosi. In più allevò benissimo i suoi figli, divennero tutte bravissime persone, lei abituò soprattutto le bambine fin da piccole ad accompagnarla quando lei andava a curare gli ammalati, quando lei andava a fare la carità con quel pochissimo che aveva, perché erano sempre molto modesti. Lei era la moglie del cameriere di Casa Chigi, quindi non avevano grandi mezzi. Poi con 7 figli si può immaginare, ne morirono tre che lei, prima di lei, molto giovani, però gli altri li portò fino all'età adulta e oltre, alcuni sono sopravvissuti. Ed è talmente estimata per le virtù domestiche, per la serenità nel matrimonio, per la dedizione al marito, però senza sollecitare soprusi, senza sollecitare prepotenze, che a Roma è molto nota Anna Maria Taigi. Tante donne vanno a chiedere la grazia di un figlio, chiedere la grazia che il marito sia buono e gentile. Ecco, l'ultima immagine che abbiamo è la sua urna,
adesso una di che quando ci fu la ricognizione del corpo, fu trovato quasi incorrotto. La maschera funebre fu presa quando lei morì, perché era già in odore di santità. E quindi fu fatto questa maschera. E questo si trova nella chiesa di San Crisogono a Roma. Tanti a Roma, soprattutto donne, vanno a pregare sulla sua urna per chiedere tante grazie, quelle che lei faceva durante la vita, cioè la serenità della famiglia, la buona salute per i figli, la gentilezza del marito, l'accordo con il marito, e poi le chiedono tante grazie anche per quello che riguarda la vita personale, il futuro, eccetera, come lei faceva in vita. In vita è stata famosissima a Roma, anche il Papa la stimava, la conoscevano tutti. Ed è stata veramente un personaggio molto, molto, molto particolare. Lei è beata, è stata beatificata. E speriamo che ci sia un altro grande miracolo. Questo ci vuole, infatti, per la canonizzazione. Un secondo miracolo avvenuto dopo la beatificazione. Lei fu beatificata nel 1920. E quindi speriamo, sono più di 100 anni, speriamo che ci sia. Quindi una figura che mi fa piacere di ricordare perché non è molto nota fuori da Roma, però è un personaggio che a me ha sempre fatto piacere ricordare, l'ho studiata, ho letto le cronache, eccetera, eccetera, proprio per questo miracolo straordinario del sole che l'ha accompagnata per tutta la vita, nel quale lei leggeva il passato, il presente, il futuro delle persone, consigliandole con tanta dolcezza, con tanto amore, quindi una figura dolce, una figura da ricordare proprio come esempio femminile di virtù sia domestiche che mistiche. Guardate che non deve essere facile, nell'ambito del matrimonio, avendo 7 figli. Lei poi era trinitaria scalza, ottenne questi piccoli voti, e quindi a San Carlino alle Quattro Fontane a Roma. E girava spesso con l'abito dei trinitari. C'era anche una cosa curiosa perché quando lei aspettava l'ultima figlia, che era già, credo, verso i 40 anni ed era già trinitaria, lei girava con questa veste dei trinitari e a un certo punto il marito gliela fece togliere perché poi era incinta, quindi sembrava una suora da vedere. Non era una suora, ma l'abito era simile a quello della suora. Quindi a un certo punto le dissero di togliere questo abito perché non avrebbe fatto una buona pubblicità il fatto che lei era incinta e portava questo abito che poteva essere confuso con quello delle monache. Lei obbedì prontamente. Sono anche delle cose curiose nella vita di questi santi. E quindi ecco questa è la nostra Anna Maria Taigi, che spero ricorderete. Un'altra. Dal momento che è una beata, adesso ho capito perché tu parli di mistici con delle proprietà particolari, con delle doti particolari, avvicinandoli, hai detto, alla ricerca psichica. Sì. Ma tu come l'hai scoperta questa? Ah, questa dunque, sai che non mi ricordo esattamente. L'ho scoperta studiando in generale la mistica, perché poi ho finito che ho fatto anche un libro sulla mistica che tu conosci, l'hai messo anche nella copertina. Quindi per me quello della mistica è uno studio che risale a tanti anni fa. Poco per volta ho scoperto tutte queste figure, specie quelle femminili, che mi hanno sempre molto interessato. E mi fu segnalata, alcuni personaggi mi sono stati segnalati, credo anche lei. Come un'altra di cui parleremo dopo, Clelia Barbieri, anche lei mi fu segnalata da un mio lettore, dice: ma come, non conosce Clelia Barbieri? E credo che anche Anna Maria Taigi mi sia stata segnalata in questa maniera. Vediamo questa cosa. La nostra anima ed io è una ed una cosa sola, poiché tutt'uno sono volontà e intelletto, pensiero ed amore, pensante e pensato, amante e amato, intelletto d'amore. Ecco, Meister vedi, Eckhart, questo è sempre Meister Eckhart. il nostro amico filosofo, così competente, così bravo che ci fa questo commento. Allora, Grazie. possiamo andare avanti con le altre, Paola.
Sì, l'altra di cui vorrei parlare è Anna Sì. Caterina Emmerich. Questo è un caso veramente straordinario, più o meno coetanea del Taigi. È vissuta, era tedesca, è vissuta a Dülmen, che è un piccolo paesino vicino a Münster, nella Germania del Nord. E anche lei apparteneva a una famiglia modestissima. Scusa, bisogna che vada a prendere una pasticca per la tosse. Parla tu, Assolutamente. Nulla, io dice parla tu, non è che io abbia molto da dirvi, dico solamente che, ripeto, siamo ammalate entrambe e lei, poverina, almeno sta uscendo da questa benedetta forma influenzale o Covid che sia, il suo è stato proprio Covid. Io ancora non ho fatto tamponi, però le caratteristiche sono tutte quelle. Ma no, non ci interessa questo, voglio dirvi la disponibilità anche di Paola, ecco, di venire comunque ad incontrarvi perché, vedete, ci stiamo preparando a queste che vengono chiamate festività, io invece non le chiamerei così, ma invece le chiamerei carezze del cuore, perché questi periodi dovrebbero proprio avvicinarci a una sorta di spiritualità più profonda che va anche a rivedere, come vedete, figure che sono rappresentative. E in questo ho ritenuto che gli aspetti mistici proprio della devozione, ma anche della ricerca psichica, come ha detto adesso Paola, e che quindi hanno queste grandi manifestazioni, siano estremamente importanti per noi, indubbiamente poi approfondite nella maniera così come ha fatto Paola, avete visto anche quella precedente, ma molto colpito il fatto che, vedi Paola, non sempre noi ritroviamo delle persone che si siano dedicate così tanto alla spiritualità, alla preghiera, addirittura questa indubbiamente è una figura dotata. Sappiamo che la santità non consiste solo in questo, ma consiste nel fare effettivamente delle opere di bene. Ma questa, 7 figli. E poi si dedica alla guarigione e poi fa le cose così per bene, insomma, l'hai detto prima, non deve essere stato facile. Poi consideriamo anche il periodo storico, perché noi, tu dici, anche il Papa l'aveva in grande considerazione, per cui non lo so, prima di Pio IX chi è? Paola, ho paura Ora non so d'averti se riesco. chiesto troppo. Comunque, aspetta Paola, vado avanti intanto a parlare un pochino, mettiti un po' mantra per bene. Guarda, ti faccio riposare un attimo. Ecco, ritorniamo, lasciamo che Paola si riprenda un momento perché anche i colpi di tosse arrivano come un grande rimbombo. Come ho detto, alle volte vogliamo fare le brave e succedono queste cose. Federica San Filippo, vi devo lasciare perché devo pensare a mia madre. Condivido la diretta e ci ascolterò domani. Un abbraccio forte, grazie. No, noi abbiamo molto piacere che voi siate qui con noi e che abbiate anche affrontato il sacrificio appunto di ascoltarci in questo orario così particolare. Però vi ripeto, come vedete, abbiamo una persona che nonostante delle difficoltà sue, dovute a problemi di salute, però è qui per noi, per cui è delizioso ascoltarla. Ecco, vi ripetevo che ho voluto fare questa, ecco, la presentazione di questi personaggi particolari anche in vista del fatto che siamo vicini a questo periodo, diciamo nostro, che vogliamo sentire nel profondo perché non è certo l'epoca da festeggiare, ma io vorrei dire che è il tempo del sentire. Il tempo del sentire, quindi lo consideriamo come la meditazione, la considerazione, ecco, di figure che hanno fatto del resto la storia di epoche difficili, perché ti chiedevo appunto, Paola, che papa c'era, in che periodo siamo? C'è Pio IX, l'epoca di Pio IX. Esatto. E allora Io vediamo. provo ad andare avanti, no?
forse provo ad andare avanti, non so se riesco ad arrivare in fondo, perché non pensavo Quando ti vuoi che fermare, io ti oscuro, Paola. venisse. Tu ti fai un giro, ti prendi una pastiglia, perché non devi andare forte cercando di parlare velocemente, perché. No, non è questione velocemente o non velocemente, evidentemente è un momento in cui la gola è ancora irritata. È logico, è logico. Siccome Allora, sono in isolamento e non vedo nessuno, vabbè, fino che ho un po' di voce facciamo Anna Maria Emmerich, Anna Caterina Emmerich. Lei, dicevo, è vissuta in Germania, in una famiglia poverissima. Guardate, ecco, io sono stata qua a seguire le tracce di questa mistica. Questa era la sua casa, che è stata conservata, adesso è tenuta a museo. È una casa modestissima, loro erano contadini, una famiglia molto numerosa, vivevano tutti in un'unica stanzona. L'unico ambiente separato era la camera da letto dei genitori, che ebbero 9 figli. Aspetta, torniamo, restiamo. In questa stessa casa vivevano anche gli animali, perché allora erano così, gli animali. Stavano nel fondo e davanti c'era la famiglia, il focolare, eccetera, famiglia modestissima. Lei ebbe la prima di tutti questi figli e questi poveri contadini con una vocazione precoce che però non poté portare a te. Possiamo ritornare all'immagine di lei, così l'abbiamo davanti, la prima immagine. Eccola qua. Perché non aveva la dote, all'epoca ci voleva la dote per andare in convento e lei se la guadagnò questa dote facendo dei lavori, lavorando tanto, facendo lavori di cucito, finalmente poté mettere insieme una modestissima dote con il suo lavoro e a 29 anni poté entrare in convento, che era tardi, 29 anni, però prima non era stato possibile per lei andare. Intanto, fin da ragazzina, aveva cominciato a manifestarsi la sua vita mistica, cioè con delle visioni, con delle visioni della vita di Gesù, della Madonna, dei Santi, che poi hanno avuto una storia straordinaria, queste visioni. Però lei l'aveva fin da bambina e le ha sempre raccontate più o meno alla stessa maniera via via le persone che l'hanno voluto ascoltare. In convento lei ricevette la visione di Gesù che le fece vedere due corone, una di rose e una di spine. E le chiese quale lei volesse e lei scelse quella di spine. E allora il Signore Gesù le si avvicinò, lei così ha raccontato questa visione, gliela pose sulla testa e premette, in modo che poi le vennero tutte queste stigmate intorno alla fronte, le aveva sempre molto male alla testa, rappresentata a volte con le mani così. E successivamente le apparvero tutte le altre stigmate. Sono conservati in un piccolo museo a Dülmen, dove appunto sono stata. Le sue camicie, le sue magliette ancora macchiate di sangue con la corona intera delle spine che le aveva impresso Gesù sulla testa, eccetera. Malatissima, era una persona malatissima e quando per decreto napoleonico tutte le mo i monaci e le suore dovettero uscire dai conventi, lei andò a servizio da un anziano sacerdote come suora. E poi si ammalò talmente tanto che non poté più alzarsi dal letto. Infatti, lei è sempre rappresentata a letto in tutte le occasioni in cui è stata disegnata o rappresentata. Intanto siamo in epoca romantica e la mistica suscita un grande interesse. La storia di questa monaca stigmatizzata che vive in una piccolissima stanza. Da sola, accudita da una bisbetica sorella, facendo del bene, pregando, anche lei aveva intuizioni, aveva veggenze, faceva molta carità per quel pochissimo che poteva, eccetera. Comincia a incuriosire, le persone di cultura e arriva da lei, arrivano in tanti a vederla, arrivano, perché sono incuriositi da questo fenomeno. Lei subì anche due inchieste, una del comune e una ecclesiastica, per la veridicità delle sue stigmate, perché non si poteva credere. Inoltre, lei è stata a digiuno per molti anni, non mangiava quasi niente, quindi anche questo suo digiuno fu controllato. Arrivò da lei, per conoscerla, facciamo vedere le immagini. Questo signore qua si chiamava Clemens Brentano ed è uno dei poeti più famosi del romanticismo tedesco.
uno dei fondatori del romanticismo tedesco. Era di origine italiana, il padre era un mercante italiano, e lui è stato un grandissimo poeta. Lui aveva più o meno l'età di lei, una quarantina d'anni quando andò da lei, 43-44. E quando andò da lei con una vita alle spalle molto pesante, nel senso che era divorziato 2 volte, non era credente, aveva sedotto una ragazza, era un bell'uomo con dei mezzi, molto ricco, apparteneva all'alta nobiltà di Berlino, però aveva una vita abbastanza discutibile. E andò da lei per curiosità, perché un suo fratello medico era stato da lei e era rimasto entusiasta e gli ha detto: vai a conoscerla perché ti potrebbe interessare. E lui va da Berlino, Dülmen, cioè da Berlino a Münster, che è nel nord della Germania, verso est, e va con l'intenzione di fermarsi un po', pochi giorni. In realtà si ferma per tutto il tempo della vita di Anna Caterina, cioè per 6 anni. Lui per 6 anni rinuncia completamente alla vita nobile che fa, alla vita del gran mondo, e diventa il biografo di lei. Per 6 anni lui va ogni mattina al suo capezzale e ascolta quello che lei ha da dirgli, cioè quello che lei ha visto, tra virgolette, durante la notte, e che lei gli racconta. Lei lo racconta in Plattdeutsch, che è il dialetto della Germania settentrionale, e lui lo trascrive e poi va a casa, tutte le mattine fa questo, poi va a casa, lo trascrive in bella, diciamo così, questi appunti che ha preso. Poi nel pomeriggio torna da lei, le rilegge quello che ha scritto e lei lo corregge se è necessario, aggiunge qualche cosa, perché lei ha queste visioni di notte e la mattina è in grado di raccontare. Fino a quel momento nessuno aveva prestato attenzione alle sue visioni, si erano occupati tutti delle sue stigmate, dei suoi doni profetici e della sua capacità di guarire, delle sue doti, eccetera, eccetera. Però lei, quando vede Brentano che si avvicina a lei, lo riconosce e gli dice: e ti ho visto nelle mie visioni, ho visto nelle mie visioni uno col viso italiano, seduto vicino al mio letto a scrivere. E lui è italiano per parte di padre, colorito, scuro, abbronzato. E lui rimase 6 anni a scrivere accanto a lei. È stata una cosa straordinaria il rapporto di questo grande poeta con questa monaca. E lei visse 6 anni ancora e lui rimase sempre lì rinunciando a tutto quello che aveva nella sua vita. E quando lei morì, lui se ne andò e visse altri 18 anni e dedicò i 18 anni che gli rimasero a dare ordine a questo immenso materiale che lei gli aveva raccontato. E ne sono usciti 6 volumi che io ho, in parte ho tradotto per le edizioni di San Paolo, che riguardano la vita di Gesù, della Madonna e dei Santi. Per la vita di Gesù sono 3 volumi. Primo anno, gli anni pubblici di Gesù, quelli tra i 30 e i 33. Quindi un volume per ogni anno. Poi c'è un volume con la passione e morte di Gesù. Poi ce n'è un altro bellissimo con la vita di Maria, che quello lì è stato un bestseller internazionale, un bestseller religioso, e poi un altro che è un miscellanea, lui non morì e non riuscì a finire tutto il suo lavoro. Allora, questi testi sono incredibili perché questa monaca, questa povera ragazza che aveva frequentato solo 2 o 3 classi elementari, che non aveva libri, che non si era mai mossa dal suo paesino, ha raccontato a Brentano la vita in Terra Santa come era allora, con nomi, date, usi, costumi, abiti, come se lei li avesse visti. Lei vedeva le situazioni, le descriveva, raccontava nei dettagli, anche per esempio il testo, tutti i testi sulla vita della Vergine Maria che viene portata da bambina a 3 anni, in mezzo alle vergini, come vive in questa maniera, come erano vestiti, cosa mangiavano, che cosa facevano, cosa si dicevano. Sono libri veramente incredibili questi. Grazie a questi libri, fra altre cose, sono venuti dei ritrovamenti. Il più importante, ecco, se rifai vedere di nuovo le immagini, il più importante è questo, è il ritrovamento della casa della Vergine a Efeso. Noi sappiamo che dopo la morte di Gesù, Giovanni,
al quale Gesù aveva affidato la Madonna, portò la Madonna a Efeso dove lui viveva e gli aveva preparato una casa sulla montagna dietro alle spalle di Efeso. Io sono stata 2 volte in questo posto, qui a Efeso, la casa della Madonna, e c'è un grande cartello con scritto, qui è un riconoscimento ufficiale, questa casa è stata ritrovata grazie alle visioni della monaca stigmatizzata tedesca Anna Caterina Emmerich. Ma come ha fatto a ritrovare? Perché poi è stata ricostruita la casa, ma all'epoca, quando fu trovata, nel secolo scorso, non c'era niente, c'erano soltanto le fondamenta. E qui fu un sacerdote, che il libro fu tradotto in francese, un sacerdote francese col libro in mano e con piena fiducia in quello che Anna Caterina Emmerich aveva detto e Brentano scritto, andò in Terra Santa e ritrovò tutti i luoghi che lei aveva, come fece Schliemann avendo in mano l'Iliade che trovò Troia, no? Una cosa di questo genere. E a un certo punto trovò esattamente anche la casa della vita, perché era stata descritta nella maniera più precisa questa casa, dove era, in che posizione si trovava, cosa si vedeva da quel punto lì, si vedeva il mare, le isole davanti, il porto sotto, fatto in un determinato modo, sopra c'era un castelletto e infatti furono trovate anche sopra, subito sopra, era sulla zona di montagna, c'era un castello di un certo signore, fu trovato anche questo, la fonte che era vicino alla casa, fu trovata questa fonte che è una fonte terapeutica, fra l'altro. Ecco, e fu trovata la casa della Madonna e le fondamenta corrispondevano esattamente alla descrizione che lei aveva detto. Ecco, come aveva fatto questa monaca quasi analfabeta praticamente a descrivere gli usi e costumi dell'Oriente 2000 anni fa nei dettagli in quella maniera, gli oggetti di culto, come avvenivano le cerimonie, gli abiti dei tutto, tutto è stato controllato dagli esperti, dagli archeologi e trovato esatto. Tra l'altro i libri curati da Brentano hanno tutti l'imprimatur, cioè non sono libri che contraddicano la fede. E fra l'altro dal libro sulla passione e morte di Gesù, Mel Gibson ha tratto il suo film sulla passione e morte di Gesù. Si è ispirato alle descrizioni che sono veramente terribili di Anna Caterina Emmerich. E lei è per me un personaggio incredibile. Brentano, fra le altre cose, io mi ricordo che le prime notizie di Brentano, io ho studiato letteratura tedesca, sono laureata in quella, e facendo nella letteratura tedesca, quando si parla di Brentano, si dice che è stato uno dei fondatori del romanticismo tedesco e che però da un certo punto della sua vita si avvicinò a questa monaca stigmatizzata e da quel momento per la letteratura è finito. Io mi ricordo che avevo letto questa cosa qua. Poi dopo nel documentarmi invece sulle cose del paranormale, della mistica, eccetera, ho ritrovato Brentano, che invece non è finito affatto, ha cambiato genere, cioè i suoi libri sono dei best-seller religiosi, tradotti in tutte le lingue. In Italia li ha fatti l'edizione di San Paolo e io ne ho fatti due di questi. Ho fatto quello sulla vita della Madonna, che ha avuto tante edizioni, vita della Beata Vergine Maria, e poi Gesù negli anni della vita pubblica, che lì ho dovuto lavorare un po' di sintesi, nel senso che non ho riassunto niente, ma ho dovuto molto scegliere, perché da 3 volumi di 600 pagine, edizioni San Paolo ne hanno voluto uno, quindi ho dovuto scegliere, non tagliare, non riassumere, ecco. Quindi ho scelto delle cose, è stato un bel lavoro. E sono libri che hanno avuto molto successo e in tanti casi hanno riaccostato le persone alla fede, proprio perché anche in questi della vita di Gesù, quello che lui ha fatto in questi 3 anni, viene descritto esattamente, perché i Vangeli ci raccontano tante cose, ma non quante ce ne racconta Anna Caterina Emmerich. E sono state riconosciute compatibili sia dal punto di vista religioso, sia anche dal punto di vista del costume, perché è tutto corretto quello che lei dice. E come ha fatto lei a sapere tutte queste cose? Sono i grandi misteri della fede, chiamiamoli così. Lei è morta presto per le sue malattie, Brentano era presente, Brentano ha scritto delle cose bellissime su di lei, da grande, quel grande poeta che è stato.
Io ho avuto la possibilità di leggerle nella lingua originale e tradurre varie cose ed è stato veramente l'ho definito un innamoramento mistico, quello tra Brentano e Anna Caterina Emmerich. Voglio dire, quest'uomo di mondo, un uomo pluridivorziato, libero, che va lì per curiosità e che rimane incantato da questa figura di questa povera donnina che pesava 30 kg a letto, ammalato, però con una forza interiore incredibile. Lui dice, appena mi vide, mi sorrise, mi allungò la mano stigmatizzata e volle che io prendessi, mi disse, ma come assomiglia al suo? Ecco, sapevo che saresti venuto, sentirsi dire così, sapevo che saresti venuto. Nelle mie visioni mi è stato mostrato un uomo col viso da italiano che scrive vicino al mio letto. Lui non si è più mosso per 6 anni. Quindi è una storia d'amore, un amore particolare tipo d'amore, naturalmente, molto affascinante. Quella di Paola, Anna Caterina. Sì? Paola, c'era già stata prima questa domanda. Io volevo sapere da te, proprio perché l'hai studiata, l'hai tradotta, eccetera, la Chiesa come si è pronunciata di fronte a questi fatti acclarati, del resto che penso Beh, che... Anna Caterina Emmerich è santa, eh? È stata canonizzata nel 2004. Cioè Ma io sono non è mai andata. stata festeggiata di chiede questa come Padre Pio? Non è Come, mai perché Padre Pio fu in parte osteggiato dalla Chiesa? Non esattamente, non lo so, No, sinceramente. Paola, questa vuol dire semplicemente se anche Anna Caterina ha avuto delle difficoltà ad essere riconosciuta No, lei per no. No, questa stazione. non lei, non lei. È una cosa un po' complicata che qui è un po' lunga da raccontare, ma se vuoi la posso raccontare. Lei no, le sue virtù eroiche erano state riconosciute già da molto tempo e c'era anche il miracolo. Però c'erano di mezzo i testi scritti da Brentano, perché si diceva che Brentano, da quel grande poeta che era, aveva abbellito quello che lei aveva detto. Invece non è così, perché dopo è stato scoperto che non è così, perché confrontando i testi originali che sono conservati tutti a Francoforte, nella casa di Goethe, sono conservati là, che è un grande archivio, questi testi che ormai si fa un po' fatica a leggere, ci vogliono dei grandi specialisti per leggere queste cose scritte a mano, velocemente, mentre comunque sono identici a quelli che poi sono stati stampati. Quindi sono testi che con i testimoni vicini hanno avuto, mentre lei dettava, parlava e Brentano scriveva, sono state presenti tantissime persone, sacerdoti, eccetera, che hanno permesso a Brentano di stare lì e di scrivere. Quindi lui non è stato lì di sua iniziativa, ha espresso questo desiderio, ma poi gli fu permesso dal vescovo di Münster, ci furono dei discorsi importanti prima che lui potesse far questo e stare lì per 6 anni a scrivere. Quindi fu riconosciuto. Quindi gli appunti che ancora si conservano sono identici ai testi che poi sono stati stampati. E poi c'è, mi ricordo, un bellissimo discorso di un sacerdote, ce l'ho tanti studi sulla Emmerich, è un caso studiatissimo, il quale finisce uno dei studi più interessanti che io ho letto dicendo: al posto di Dio, a chi avresti affidato il compito di trascrivere le visioni della Emmerich? Non ci voleva un ignorante, ci voleva una persona che sapesse fare quello che faceva e che avesse la necessaria generosità, il necessario amore, anche la necessaria cultura e modestia e umiltà per trascrivere tutto esattamente senza abbellire niente. Ecco. Sì, è un discorso molto lungo questo, che lo accenno appena perché non è questo il momento, poi abbiamo ancora altri personaggi. Questa è la chiesa di Dülmen dove c'è la sepoltura di Anna Caterina Emmerich, che è stata sepolta in questa chiesa. Questa chiesa che è una strana chiesa con uno stile romanico che in Germania non è molto abituale, in genere c'è il gotico. Quindi io dico queste cose perché magari viene voglia di approfondire il discorso, ecco. E hai già fatto vedere la prossima nostra beata, che è Clelia Barbieri, anche lei è vissuta solo 23 anni. Ecco, lei è vissuta, io vivo a Modena, è vissuta alle Budrie, cioè tra Modena e Bologna. Io non la conoscevo, me l'ha fatta conoscere un mio lettore, mi ha detto: ma come, non conosce Clelia Barbieri? Non la conoscevo, sono andata alle Budrie,
che è questo borgo tra Modena e Bologna, più vicino a Bologna, ti fa parte di Bologna, dove è vissuta questa deliziosa fanciulla che è vissuta appena 23 anni, poverissima. Il diapositivo successivo fa vedere la casa dove abitava lei. Eccola qua, queste case modestissime. Queste sono un momento di una festa di paese, è stata ripresa in questo momento. Orfana di padre, tristissimo, con una grande vocazione. Anche lei non può farsi monaca perché non ha la dote. E allora ha un'idea geniale, insieme a due o tre amiche che la pensano come lei, si offre al parroco delle Budrie per quello che serve per l'aiuto al parroco, cioè fare scuola, tenere e accudire le bambine quando i genitori sono a lavoro in campagna, i bambini che restavano da soli, assistere gli ammalati, vestire i morti, pregare. E si mantengano queste ragazze con il loro lavoro di cucito, vanno anche a spigolare se qualcuno sa ancora cosa significa. Il parroco capisce le intenzioni di queste ragazze e dà a loro una piccola casina. Questa è l'urna di lei, gli dà una piccola casina che è di fronte a fianco della chiesa. E in questa casina queste ragazze vivono in questo modo, si mantengono col loro lavoro e fanno tutte queste cose che abbiamo detto. E lei vive appena 23 anni, tutti nel paese le riconoscono la sua superiorità morale, intellettuale, mistica, vanno a chiederle consiglio anche se è giovanissima. È bellissima, come abbiamo visto dalla fotografia, viene chiesta in sposa, ma lei ha sempre rifiutato perché vuole essere solo del Signore. Cioè, questa è l'unica fotografia che abbiamo di lei, ma si vede che è molto bella. È malata di TBC. E dopo questa vita così particolare, è tutta dedicata al Signore, dedicata alla Chiesa, all'aiuto al parroco, al prossimo, al consiglio, eccetera, lei era una mistica, più volte l'hanno vista mentre pregava, sollevata dal suolo con in levitazione, sapeva consigliare in maniera molto particolare, eccetera. E la cosa straordinaria è anche quello che avviene dopo la sua morte. Che lei quando muore nel 1870, il 13 di luglio, che è infatti il giorno in cui ancora tutti gli anni viene ricordata, e un anno dopo, nella stessa stanza dove lei è morta, la sua mamma, la sua sorella e le sue amiche sono unite in preghiera per ricordarla in quel giorno anniversario della sua morte. E mentre la ricordano, sentono una voce che prega e canta insieme a loro. E che tutti riconoscono per la voce di Clelia. E questa fu un'emozione enorme e riconosciuta da tutti, una voce inconfondibile di lei che prega e canta insieme alle sue parenti e alle consorelle. E da allora è un fenomeno che non è più finito. Dal 1870 questo fenomeno continua ancora e ha avuto un ruolo nel processo di canonizzazione, che lei è stata canonizzata nel 1900. 89, mi sembra, da Papa Giovanni Paolo II, il parroco che io consultai allora quando andai a fare la mia inchiesta lì, aveva sentito questa voce due volte. Questa voce, c'è un librone che la testimonia, un librone alto così che mi è stato dato dalle monache, perché dopo la sua morte, secondo i suoi principi, cioè assistere i bambini, assistere gli infermi, eccetera, è stato creato questo ordine, le suone minime dell'addolorata, quindi sono tante adesso, sono anche in missione, eccetera. Lì alle Budrie hanno creato un grande asilo, una casa madre, è cresciuto molto questo posto. Dopo facciamo vedere anche come è diventato. Le persone che hanno negli anni udito questa voce, eccolo qua, qua c'è la chiesa, questa qua a destra è la casina, un pezzettino della casa dove lei e le sue amiche abitavano, poi è stata fatta dietro una casa per le suore e così via. È venuto un borgo molto carino in mezzo alla campagna, molto piacevole, molto visitato. Anche io ogni tanto vado a trovare Clelia perché è una santa speciale. E questa voce di lei è stata sentita da persone che ignoravano che esistesse questa voce, che l'hanno sentita e si sono altamente stupiti di sentirla. Una voce che ha un carattere oracolare, cioè se viene sentita lieta,
serena vuol dire che le cose vanno bene. Se viene sentita triste e cupa, vuol dire che sta per succedere qualche cosa o all'interno delle suore o nelle famiglie. E qua ci sono tantissime testimonianze su questo. Io ho fatto il libro su di lei, dunque, eccolo qua, sempre con la San Paolo, Santa Clelia Barbieri, lo feci quando lei fu canonizzata, dove sono riportate tantissime testimonianze di questo tipo, appunto, che testimoniano dell'indipendenza della voce dalle persone presenti e anche dalle aspettative, perché, come ripeto, ci sono tante testimonianze di persone che neppure sapevano dell'esistenza di questa voce e che l'hanno ugualmente sentita. E anche del carattere oracolare di questa voce. La sentono in India, per esempio, dove ci sono le sue suore missionarie, la sentono in Africa, dove ci sono altre suore missionarie, e così via. Quindi anche qui c'è una grandissima casistica diciamo che è convincente leggendola, perché un caso soltanto due raccontati così non è che lasciano più di tanta impressione, secondo me. Però anche questo, come nel caso dell'Anna Maria Taigi, che aveva il sole, una cosa sua speciale dove leggeva tutto quello che riguardava il suo prossimo e se stessa, anche nel suo caso la voce è un fenomeno unico. Io non l'ho mai sentita in nessun altro tipo di mistica. Come un fenomeno unico sono le visioni di Anna Caterina Emmerich. Nessuno le ha avute al livello in cui le ha avute lei. Ecco, questa Paola, era. questa santa e di cui parli, di questo fenomeno della voce, lo si è potuto riprendere? Lo hai potuto, o ci sono solo le testimonianze? Testimonianze, solo testimonianze, non è mai stata registrata la voce, perché per esempio mi dicono che in una chiesa piena di gente alcuni la sentono e altri no, cioè alcuni quelli che la sentono la descrivono tutti alla stessa maniera, però altri magari vicino a loro non sentono nulla, quindi è probabilmente un fenomeno ad personam. Probabilmente. Io non l'ho sentita, non me la sono meritata, evidentemente. Però ho parlato con più persone, sia suore che il parroco, che l'hanno sentita e mi hanno raccontato tutte queste cose. Più testimonianze che cominciano nel 1871, dopo la sua morte, e vanno avanti fino al giorno d'oggi. È un fenomeno unico nel suo genere, anche questo. Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'ultima. L'ultima è quella che ho visto più da vicino, perché sono stata, come vi dicevo, a Konnersreuth, che è in Baviera, nel nord della Baviera, un paesino di 1.000 abitanti, all'epoca di Teresa come oggi, paese in mezzo alla campagna, un paese agricolo. E Teresa Neumann era una modestissima, tutti di famiglia modestissima sono queste mistiche, anche lei è una figlia di operai agricoli, neanche di contadini, proprietari di terreno, operai agricoli, cioè il papà faceva il sarto e la mamma andava a giornata a lavorare in campagna. Teresa era questa era la casa, che adesso è stata tutta restaurata, al centro del paesino dove lei viveva. Erano 11 fratelli e sorelle, lei era la maggiore. E una ragazza molto robusta, molto forte, che andò prestissimo a lavorare in campagna, che adorava quello che chiamava il bel mondo di Dio, adorava coltivare i fiori, il lavoro nella terra, andò a lavorare prestissimo per aiutare i genitori a mantenere tutta questa famigliona. E tenete presente l'epoca, allora abbiamo detto 1898, anche lei avrebbe voluto andare farsi suora, e andare missionaria. Però cosa succede? Succede che scoppia la guerra del 15-18 per la Germania, il 14, e il papà, che viene richiamato, fa promettere a Teresa che non sarebbe andata missionaria fino a che lui non fosse ritornato, e le affida l'aiuto alla mamma e ai fratellini. E lei promette che non sarebbe andata in convento fino a che non fosse ritornato il padre. Io poi, quando sono andata lì, ho parlato col fratello di Teresa, che era molto più giovane di lei, l'ultimo dei figli, e
col quale abbiamo avuto una bella giornatona intera di chiacchiere, molto amabile e gentile, il quale mi disse: guardi, le faccio notare una cosa che non hanno notato tutti. Finita la guerra nel 18, adesso non ricordo il giorno esatto, fate conto, mio padre tornò il 16 di aprile e il giorno dopo Teresa ebbe l'incidente che la bloccò completamente. Quindi non ci fu neppure il tempo di pensare ad andare in convento, perché il padre torna dalla guerra, quindi lei sarebbe stata libera di andare in convento, secondo la promessa paterna. Però il giorno dopo lei ha un incidente. L'incidente è questo: che scoppia un incendio in una fattoria lì vicino, e lei, generosa come sempre, forte, va ad aiutare. Allora non c'erano lì, siamo nel 18, non c'erano i pompieri con le canne, eccetera, con i tubi, e portavano i secchi d'acqua. E lei è già salita su una scala e prende i secchi d'acqua e li allunga al piano di sopra. E a quello di sopra, e fa un secchio pesantissimo. E facendo questo movimento si procura una torsione a una vertebra. E un grande dolore, però lei continua il suo lavoro e poi continua ad avere mal di schiena. Questo mal di schiena le dura un sacco di tempo fino a che non riesce più a camminare e si deve mettere a letto. Si deve mettere a letto. E poi ci sono delle cadute, si alza, sono delle cadute, batte la testa, insomma, ve la faccio breve. Nel giro di un anno Teresa è paralizzata completamente alle gambe, a letto e cieca. Cieca perché cadendo ha battuto la testa e c'è stata una lesione del nervo ottico. Quindi lei non ci vede più. E qua è già guarita, torniamo ancora indietro un attimo, come prima. E quindi lei nella sua casa con la sua famiglia, con il dolore di non essere di aiuto, ma anzi di essere di peso perché deve essere servita di tutto punto. Allora, siamo in un'epoca ancora dove c'è la medicina che funziona, quindi lei viene portata negli ospedali, viene trattenuta anche negli ospedali per cercare di guarirla. Niente da fare, il nervo ottico è lesionato e quindi non può più vedere, per cui lei rimane 7 anni, mica uno, 7, a letto, paralizzata e cieca. Lei disse di aver impiegato 2 anni a dire di sì a questa situazione. Una donna dinamica come era lei, una ragazza dinamica come era lei, che aveva 20 anni allora, 18-20 anni. Dopo 7 anni, lei prega tanto, lei si affida, dopo 7 anni lei recupera miracolosamente la vista. E perché la recupera? Perché il papà le aveva portato dalla Francia un'immagine di Santa Teresa del bambino di Gesù, Santa Teresa di Lisieux, a cui lei era molto devota. Il giorno della canonizzazione, della beatificazione, scusate, di Santa Teresa di Lisieux, lei ottiene la vista. Lei si sveglia la mattina che ci vede. Durante la notte le era apparsa la santa e le aveva detto che avrebbe avuto una gioia quel giorno. La mattina si sveglia, ci vede. I suoi non vogliono crederci, la mamma addirittura va da lei con un vaso di fiori bianchi, un vaso di fiori rossi, le dice: dimmi quali sono quelli rossi, lei indica ed allora ci vede. Quindi è già tanto che lei può leggere, lei può vedere, non riconosce i fratellini piccoli perché sono cresciuti di 7 anni, insomma, tutto il paese va a rallegrarsi da lei. E un anno dopo, in occasione della canonizzazione di Santa Teresa di Lisieux, lei recupera parzialmente la mobilità. La santa le dice che ora potrà muoversi con l'aiuto di qualcuno, appoggiandosi a qualcuno con l'aiuto di un bastone. E questo avviene. E ancora qualche tempo dopo, in occasione della ricorrenza della morte di Santa Teresa di Lisieux, lei acquista, recupera completamente la mobilità. Durante la notte le è apparsa la santa che le ha dato la mano. Le ha allungato la mano e l'ha fatta alzare dal letto e l'ha messa in piedi. Dice: adesso potrei camminare da sola. Quindi in 3 tappe, in occasione di date importanti per Santa Teresa di Lisieux, lei ha recuperato la vista e la deambulazione. Ma questo è solo l'inizio dei fenomeni mistici di Teresa, perché poco dopo lei riceve le stigmate. Le appare Gesù.
e le infligge la prima stigmata al costrato. Lei sente un dolore terribile, il petto le ha letto, lei stava pregando mentre succede questo. Le si riempie di sangue, lei non vuol credere, nasconde con delle pezzoline, non vuol dire, c'è un dolore tremendo, però poi a un certo punto non riesce più a nasconderlo perché una sorella che dorme in camera con lei si accorge, vedono questa ferita al costato che poi fu seguita poco tempo dopo dalle ferite alle mani, ai piedi e anche alla fronte, perché anche lei aveva parecchie 7-8 stigmate sulla fronte. E anche qui, anche il parroco del posto sono turbati, non riescono a credere che questa ragazza che tutti conoscevano abbia avuto le stigmate, eccetera. E quindi cercano di far guarire le stigmate in tutti i modi. Chiamano il dermatologo, il medico che dà un sacco di pomate per farle guarire. Succede che queste ferite curate con le pomate fanno un male tremendo, lasciate stare, si coprono di una pellicina trasparente. E durante la settimana non le fanno un granché male e lei può fare la sua vita. Però da allora Teresa Neumann tutti i venerdì rivive in tempo reale la passione e morte di Gesù. Viveva questa domanda a Königsreuth, che è un paesino nel nord della Germania, nel nord della Baviera. Ecco, se fai vedere adesso le immagini che abbiamo via via preparata, ecco, questa è la più terribile. Cioè, lei ogni venerdì si riduceva così, cioè lei riviveva in tempo reale la passione e morte di Gesù, sanguinando in una maniera impressionante e perdendo tutte le settimane 3 o 4 chili e recuperandoli nel corso della settimana successiva. Migliaia di volte in cui questo è avvenuto. Lei ha lasciato le descrizioni via via che viveva la morte di passione e morte di Gesù, lei la raccontava e la viveva come una persona che passava di là e che vedeva la crocifissione di una persona buona e innocente, soffrendo moltissimo per questo e non sapendo come andrà a finire. Tutte le volte la viveva in questa maniera, quindi soffrendo ogni volta in maniera terribile. Nella diapositiva ultima, direi di avere quella successiva. Ecco qua, la gente che andava, migliaia di persone che sono passate davanti al suo letto mentre lei aveva la passione, durava poi 24 ore, passavano a vedere anche tutti i soldati nella Seconda Guerra Mondiale di stanza in Germania, i soldati americani andavano a vedere questo. Il fratello Ferdinand, con cui ho parlato tanto, mi ha detto: io ero sempre presente, qualcuno di noi era sempre presente durante questi venerdì, e io l'ho visto centinaia di volte, ma non mi sono mai abituato a quello spettacolo. Ecco, finiti quei momenti, lei ritornava la donna allegra, di buon cuore. Ecco, facciamo vedere quello precedente. Ecco, qui invece ha queste visioni dove, per esempio, le appare la salita al cielo di Gesù, che lei è tutta felice, ecco, anche ce ne sono diverse altre. Il fazzoletto bianco era tipico delle donne bavarese, delle contadine bavaresi, lo portavano tutte in testa. Ne ho portate 3 o 4 di queste immagini. Se ne fai vedere, ecco qua lei assiste proprio all'ascensione di Gesù o di Maria quando viene portata in cielo, quindi lei diceva con voi, con voi. E non solo. Non solo, non è finita, lei è stata un personaggio incredibile per i fenomeni, quindi le stigmate, la guarigione prima, poi le stigmate, avere rivissuto la passione e morte di Gesù ogni venerdì per 40 anni, una roba di questo genere. E poi il digiuno. Lei è stata a digiuno completo per 36 anni. Non mangiava, non beveva, non aveva evacuazioni. Questo digiuno è stato controllato al di là di ogni dubbio dalla Chiesa. E la Conness dipende da Ratisbona. Io sono stata anche a Ratisbona quando sono andata a Conness, mi sono fermata anche lì. E ho parlato con i sacerdoti, poi ci sono le testimonianze dell'epoca. Lei fu tenuta per 15 giorni come in prigione lì dentro alla curia di Ratisbona, sorvegliata dalle suore, e non le fu dato niente, non le fu dato né da mangiare né da bere,
E solo l'Eucaristia, come giustamente è stato scritto, stavo per dirlo appunto, lei non mangiava e non beveva, aveva bisogno dell'Eucaristia quotidiana. Se aveva quella, lei stava bene. Per 15 giorni lei fu tenuta così, e siccome si è chiarita, si sa che una persona non può vivere più di 11 giorni senza mangiare, soprattutto senza bere, fu tenuta 15 giorni per essere al di là di, sicura di ogni, al di là di ogni dubbio. Diciamo che questi 15 giorni, durante i quali lei ebbe per due volte le sanguinazioni del venerdì, ogni volta perdeva 3, 4, 5 kg che recuperava, e anche questo è un fenomeno misterioso perché non si sa come una persona senza alimentarsi possa perdere tutto quel sangue e poi recuperarlo da sola senza nutrimento, eccetera. Quindi è tutto un miracolo la sua vita. E in più ci sono, non so, lei ha avuto fenomeni di xenoglossia, che vuol dire parlare lingue straniere, cioè durante la passione e morte di Gesù lei parlava in aramaico. Aramaico è la lingua del popolo all'epoca di Gesù. È una lingua che la sanno soltanto i grandi esperti, i glottologi, e ce ne furono il suo capezzale, gli amici anche di lei che l'hanno seguita, dicendo che non erano singole parole prese qua e là che lei pronunciava, che uno poteva pensare a un fenomeno di chiaroveggenza, lo legge in un libro chiuso, roba di questo genere. Lei rispondeva alle domande. Quando le chiedevano una cosa in aramaico, lei rispondeva in aramaico. Quindi hanno fatto con lei le prove di ogni genere. E quindi questo è il fenomeno Teresa Neumann, che a me mi ha colpito moltissimo, anche perché ho potuto parlare là con i testimoni diretti, il fratello, una sorella, un cognato che ancora era vivente, e tutto il paese era a disposizione, diciamo. Io andai là con mia figlia senza appuntamenti, senza niente, arrivai in questo paesino di 1.000 abitanti e chiesi dov'era la casa di Teresa Neumann, le fecero vedere, era in centro, andai lì, lasciai lì la macchina. E poi cominciai a chiedere in giro se c'era qualcuno con cui potevo parlare. E mi disse: sì, c'è Ferdinand, il fratello. E lui venne, fu gentilissimo, è morto 2 o 3 anni fa. E mi diede tutte le diapositive, tutte le immagini di lei, non volle niente. Era ancora sconvolto da questa sorella, che era una famiglia religiosa ma senza bigottismi, mai si sarebbero aspettati una cosa di questo genere. Quindi Teresa Neumann è un fenomeno. Lei è già aperto naturalmente il processo di canonizzazione, e lei è già riconosciuta come serva di Dio, che è già il primo passaggio, cioè sono state già riconosciute le virtù eroiche, e adesso il processo va avanti. Sapete che la Chiesa non è velocissima a fare queste cose, studia i casi in maniera molto molto attenta, e quindi io mi ricordo che scrissi a Ratisbona, che poi sono una pettegola, scrissi a Ratisbona all'ufficio apposito quando feci 3 o 4 anni fa il libro dei mistici e dei santi, feci un capitolo anche per lei, e chiesi se, a che punto era il processo, se erano state riconosciute le virtù eroiche, e mi risposero di sì, certo, questo lo può scrivere tranquillamente, però non sappiamo dirle quando si andrà oltre, perché però furono molto, molto gentili. E la Teresa Neumann, non so se abbiamo ancora un'altra testimonianza. La sua tomba a Konnersloh è sempre, che dire, coperta di fiori, non si è neanche cominciato, proprio un giardino sopra la sua tomba. È la gloria di questo paese. Ah, ecco, da qui, mentre le danno la comunione, parlo con Nader, che ha scritto un bellissimo diario su di lei, Josef Nader, le dà la comunione, lei è felice quando la riceve. Poi forse abbiamo un'altra, ecco la sua tomba, nel cimiterino di Konnersreuth. Dicevo che il suo digiuno ha avuto una conferma indiretta durante il nazismo, perché Hitler non le fece dare la tessera non aria, perché era noto a tutti che lei non mangiava, quindi non ne aveva bisogno. Però le diedero una doppia razione di detersivi per lavare la biancheria che, come avete visto, tutti i venerdì veniva inondata di sangue, quindi fu una conferma indiretta della bontà. E Hitler disse: lasciate stare Konnersreuth, Konnersreuth non si tocca.
lui era molto superstizioso, non posso parlare di religione, ma era molto superstizioso. Quindi di Teresa aveva un reverenziale timore di questi personaggi. E quindi con Nestroy non fu toccato durante la guerra. Eccola qua, la nostra contadina bavarese. Ecco qua, la gente in fila. Eccola. Impressionanti immagini del Passione del Venerdì. Questa sarebbe come un'attualizzazione del sacrificio di Gesù, come faceva tutte le settimane a produrre una cosa di questo genere per 40 anni. Eccola qua, questa era qua molto giovane, primi tempi delle sue estasi, quando il viso esprime appunto. E poi faceva anche tanto bene, la gente andava da lei per consigli, aveva fenomeni di bilocazione, c'è cioè un'infinità di fenomeni legati a lei. Mi sono detto velocemente i più notevoli che. Quindi anche lei, questi quattro personaggi che vi ho portato sono ognuno unico nel suo genere. Con dei fenomeni che non sono avvenuti. La mistica ha una varietà di fenomeni incredibile, e come avete visto già da questi esempi. Poi, se facessimo altri personaggi, ne potrebbero uscire altri di fenomeni. Sono storie incredibili, è vero, è vero. La mistica presenta delle storie veramente straordinarie. Quasi non ci Diciamo si che crede se non sono così ben documentate, perché la Chiesa per prima è il giudice più severo di questi fenomeni. E fa bene, fa benissimo, fa benissimo, sì, è giusto. sai con quanti noi poi che facciamo parte di questo gruppo, diciamo, chiamiamolo così, del nostro movimento, no? Quante ne abbiamo viste? Possiamo dire di cotte e di crude in parole povere, cioè si Sì. vedono effettivamente dei patti eclatanti e nello stesso tempo alle volte abbiamo anche dovuto riconoscere che non sempre corrispondevano a una reale verità, per cui la Chiesa No, cattolica la adesso. severità, la severità, la serietà, ecco, è doverosa in questo campo. Il fatto è che questa ultima che hai fatto vedere, pure non mangiando, sembra anche bella florida, per cui non. Sì, infatti lei negli anni acquistò peso, adesso non ricordo i pesi esatti, come succede a quasi tutti, con gli anni si ingrassa un po' e lei riesce a. Mise su 4-5 kg in più, perdendoli tutte le settimane 3-4-5 a causa delle sanguinazioni e poi recuperandoli pur senza mangiare. Mi diceva, per esempio, un suo cognato che trovai lì, dice: ma noi siamo stati ragazzi insieme, eravamo sempre in casa uno dell'altro, non chiudevano mai le porte. Come avrebbe fatto Teresa a non mangiare e non evacuare per 36 anni con la casa piena di amici che andavano e venivano, di gente curiosa, non sarebbe stato possibile. Dice, ma poi a che scopo? Che non ci sarebbe stato uno scopo. Lei proprio non riusciva più a mangiare niente. Cominciò con la paralisi a faticare a mangiare giù cibi solidi. Tant'è vero che si era ridotta che prendeva solo cibi liquidi. E poi, piano piano, raccontò lei stessa che il desiderio di mangiare e di bere sparì. I primi tempi per ingottire l'ostia consacrata prendeva qualche goccia d'acqua e dopo poco non ci fu più bisogno neanche di quello. Quindi dicono che quando l'ostia le veniva messa in bocca, questa come veniva tratta, come aspirata e spariva in bocca a lei. Quindi non veniva neanche forse inghiottita, non so cosa succedesse, ecco. E questa è una storia veramente straordinaria. Guarda Paolo, una curiosità qui che viene richiesta direttamente a te. Ci hai parlato stasera di quattro figure molto forti, però riconosciute dalla Chiesa. Sarebbe interessante conoscere mistiche che la Chiesa non riconosce o ha addirittura messo a rogo. Ricordo solo una, Margherita Porete, bruciata viva Ah, Marie Porete. ecco, mi trovo meno preparata su queste, comunque ci possiamo pensare. Comunque questa è del 1310. Quello che mi Sì. meraviglia molto, vedi, dell'ultima che hai fatto vedere, è che è del 1900, 1916.
Teresa Neumann. La Neumann, sì, è morta nel 62. Ah, no, È morta addirittura 62, vabbè. nel 62, è morta a 64 anni, era nata nel 1898 ed è morta nel 1962. Quando andai io negli anni 90, lei era morta da 30 anni, quindi c'era ancora tanta gente Eccola qua. che la ricordava, che era vissuto con lei, almeno ho trovato un fratello e una sorella e un cognato, ne trovai tre solo in quel giorno lì. Ma la scienza come allora prendiamo scienza, ricerca psichica e chiesa, cioè questi tre aspetti, mettiamoli davanti a un fenomeno del genere, come si esprimono? Ma la Chiesa si sta esprimendo bene perché. Oh no, scusa. È l'onestà di questa figura, quindi vuol dire che anche i fenomeni sono stati riconosciuti. D'altra parte, la Curia di Ratisbona, come ho raccontato prima, li aveva già accettati e riconosciuti, e dopo i 15 giorni di prova si dichiarò completamente soddisfatta dall'esperimento fatto. E poi sono già state riconosciute le virtù eroiche, quindi lei è serva di Dio. E quindi la Chiesa riconosce questi fenomeni. Fanno parte certamente del processo, hanno certamente, poi sapremo quando ci sarà la beatificazione, sapremo meglio. Guarda questa, Paolo. Come? Guarda questa, Anche Maria Maria Valtorta. Valtorta, sì, anche lei è stata una grande mistica, certamente. Ha scritto tutti questi libri, anche lei, queste visioni. Sarebbe un grande lavoro che io non mi sento attualmente di fare, di confrontare le visioni di queste figure, ma è un lavoro immane, è un lavoro enorme. Io Io ho so. tutte le visioni, la descrizione della visione e delle visioni di Teresa Neumann, ho due volumi grossi così, anche questi, quelli che lei raccontava. Lei, quando aveva l'estasi, specialmente durante il momento, la giornata in cui viveva la passione di Gesù, raccontava, quando si riprendeva dalla visione, era in uno stato di quiete, lo chiamavano, nel quale poteva essere interrogata, le chiedevano che cosa hai visto, poi chiedevano spiegazioni, lei raccontava, eccetera. E i testimoni hanno scritto, trascritto queste visioni, che io ho due volumi belli alti in questa maniera. E sono dei grandi misteri questi personaggi, sono dei grandi misteri. Io penso che fronte a questi fatti non ci siano neanche spiegazioni. Come fa anche la scienza? Avrà pure fatto, non so, una sorta di autopsia sul corpo, ma No, dopo, no, 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 no. non è mai stata fatta per Padre Pio né nessun altro, no, no. Lei ha avuto anche, ho visto tutta quella folla, no, che ci hai fatto guardare prima, ma questa gente andava per guarigioni, cosa voleva Andava a sapere? vedere quando lei andava ad assistere alle sue visioni, quando lei riviveva la passione e morte di Gesù sanguinando, eccetera. La gente passava nella sua camera da letto, mi ha raccontato il fratello, aveva due porte e facevano entrare le persone da una porta, si potevano fermare qualche minuto davanti al suo letto dove lei stava lì e poi uscivano dall'altra parte. Mamma mia. Andavo a vedere e mi diceva il fratello che hanno assistito lì a scene di pianto, conversioni, persone commosse nel vedere questa martire che ogni venerdì accettava queste sofferenze terribili. E poi, dopo alle 3 del venerdì, lei cadeva come morta e si risvegliava la domenica. Proprio riviveva, cominciava il giovedì sera con le scudisciate, i colpi di frusta, la flagellazione di Gesù. E lei infatti aveva anche delle ferite sulla schiena durante quei momenti. E poi tutta la giornata del venerdì fino alla morte in croce alle 3,
poi recuperava e dopo poteva fare una vita normale. Il resto della settimana. Allora, ti ricordi quando c'erano ancora i primi convegni del Movimento della Speranza? Ti ricordi che era sindaco di Como il professor Gagliardi? Te lo ricordi che veniva con Marabini? Ecco, lui mi ricordo che aveva studiato alcuni fenomeni, portò anche una Teresa Musco, mi ricordo, della provincia di Caserta, ecco. Però ne parlava come di forme ossessive in cui sono caduti anche Santa Teresa d'Avila, addirittura si dice, no? Certo. Ma guarda, Teresa Neumann era una donna tranquillissima, normale, che faceva durante la settimana una vita normalissima. Nessuno nel suo caso ha mai parlato di forme ossessive, non è mai stata curata, è stata studiata, è stata in ospedale, perché è vissuta insomma nel secolo scorso, per cui in un periodo in cui ancora già c'erano tanti mezzi di indagine, eccetera. Abbiamo testimonianze dirette, testimonianze qualificate, ma nessuno è mai venuto in mente di farle fare degli esami di tipo psichiatrico. Ecco. È una donna perfettamente equilibrata e tranquilla. Bene, noi Paola, mi fai vedere il libro, quello dei mistici e dei santi? Non ce l'ho qui a portata di Anche mano. io non l'ho trovato fra i No, ho miei. gli altri, guardate, vi ho ottenuto gli altri, vi ho fatto vedere. Ho quello su Anna Caterina Emmerich, uno di quelli che ho scritto su di lei, La monaca e il poeta, si chiama, ecco, questi due personaggi. Poi ho Teresa Neumann, questo è uscito anche questo con la San Paolo, è stato pubblicato parecchie volte, è stato ristampato più volte. Poi Santa Clelia Barbieri, che ve l'ho fatto vedere anche prima, e poi quest'altro, Madri Mistiche, dove sono due mistiche romane, una Anna Maria Taigi e l'altra Elisabetta Canori Mora, della quale non abbiamo parlato. Anche questo Senti, della San Paolo. quello dove c'è appunto visioni mistiche dei santi, no? Mistici e dei santi. Quali hai trattato in quel libro lì, Ah, lì oltre a... tantissimi, lì ne ho trattati decine e decine, perché ho raccontato tutta la fenomenologia mistica. Se vuoi, una volta parliamo più di Sì, ci quello. terrei proprio, ci terrei Facciamo, perché sono quelle cose straordinarie, sconosciute. sì. Poi ho elencato tutti i fenomeni che si sono constatati nella mistica e con i vari esempi, ecco, dalla levitazione, bilocazione. Ipertermia, per esempio, Ci Padre guardiamo Pio portava il un'altra volta, facciamo una Facciamo seconda. un'altra volta, sì. Qui dice un'amica su queste figure mistiche, c'è stato anche un documentario qualche tempo fa, mi sembra di ricordare che una rivista forse di Franco Maria Ricci, la devo trovare, ne aveva scritto, comunque impressionante e anche terribile. Sì, è vero. Vero. È impressionante, proprio terribile vedere queste cose, questo è fuori Sì, discorso. vedere. Poi adesso di Teresa Noma me ne ho fatto vedere uno solo, ma il fratello mi ha dato una serie di diapositive che ho, dove si vede proprio tutti i particolari di queste sanguinazioni del venerdì, ci sono anche tante belle immagini, le immagini liete, perché poi quando lei aveva le visioni invece serene di Gesù che le appare, che poi sale al cielo, avete visto che sta con tutta felice guardando verso l'alto, che assisteva a questi fenomeni. Eccola Sì, qua, vede incredibile, qualcosa che la riempie di stupore. Ecco. incredibile, veramente. Allora, veniamo a noi perché la nostra Paola, come ho detto questa sera, ha veramente fatto i miracoli. Forse bisognava. Qualcuno che mi ha aiutato, perché a un certo punto avevo preso un attacco di tosse che non. Ti Si vede capisco. che ho ancora un po' di
di problemi da superare, però se Dio vuole ho messo sta pasticca che in genere mi fa bene. Sei meravigliosa, Ce Paola. l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Dai, L'abbiamo ringraziamo le fatta. nostre sante che mi hanno assistito. Che ti hanno assistito. Paola, grazie infinite. Non ti dico buone feste, non te lo dicono neanche i nostri ascoltatori, perché prima o con mistici o con santi o con qualcuno in particolare ci vediamo prima di Natale. Cercati una Speriamo, siamo, cercati un giorno speriamo che di star vuoi. bene. E senz'altro, ecco qua, guarda che cosa ti dicono. Ammiro la vostra grande fede, di mistici ne conosco alcuni, credo che siano prescelti per vivere la sofferenza, capaci di sopportare dolori atroci. Noi comuni mortali non riusciremo mai a sopportare tutto ciò. Sì, Però io non invece. credo che questa gente sia nata consapevole di quello che loro sarebbero accaduti, Non vedendoli lo appunto so, anche. non lo so. Sai che cosa colpisce più di tutto? E poi ti lascio andare, per carità, t'ho tenuto anche troppo. Ma voglio dire, quello che colpisce in genere è che si tratta di povera gente, di gente che non ha Sì, precario. chiaro. Quindi, è Queste vero. quattro qua sono tutte poverissime proprio. Addirittura due non sono riuscite, non riuscivo, o tre anche forse, andare in convento perché non avevano la dote. Quindi Perché proprio povere, povere. bisognava avere il corredo una volta per entrare anche in Sì. convento. Bene, Paola. Allora, diciamo buona guarigione, riprenditi bene perché abbiamo bisogno Speriamo. di te e ci vediamo prima di Natale. Io spero che ti trovi. Vediamo, vediamo. Cercati una serata, Paola, quando vuoi e poi dopo l'argomento lo vediamo. Ne parliamo Va io bene? e te, qua, calendario Intanto. alla mano. Sì, intanto riprenditi. Tutti ti stanno salutando, ringraziando. Vediamo Raffaella Gallo, hai ragione, dalla mistica richiede ulteriori approfondimenti. Grazie comunque per questa diretta che ci informa su figure straordinarie. Un grazie dal profondo del cuore alla grande Paola, giornalista e donna eccezionale, ed è proprio vero. Ed Grazie a tutti, grazie a tutti. grazie a te Paola, Alla grazie. prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ecco, arrivederci, arrivederci a tutti.